Imitazione di Cristo, Libro Terzo, Capitolo 52. L'uomo non si creda meritevole di essere consolato, ma piuttosto di essere colpito. È giusto, o Signore, quello che fai con me, quando mi lasci abbandonato e desolato. Perché della tua consolazione o di alcuna tua visita spirituale io non sono degno, e non lo sarei neppure se potessi versare tante lacrime quanto un mare. Altro io non merito che di essere colpito e punito per averti offeso spesso e in grave modo, e per avere in molte occasioni peccato grandemente. Dunque, a conti fatti, in verità, io non sono meritevole del minimo tuo conforto. Ma tu, Dio clemente e pietoso, per manifestare l'abbondanza della tua bontà, in copiosa misericordia, non vuoi che l'uomo, opera delle tue mani, perisca. Inoltre, ti degni di consolare il tuo servo, anche al di là di ogni merito, in modo superiore all'umano, che non somigliano ai discorsi degli uomini le tue parole consolatrici. O Signore, che cosa ho fatto perché tu mi abbia a concedere qualche celeste conforto? Non rammento di aver fatto nulla di buono, rammento invece di essere sempre stato facile al vizio e tardo all'emendamento. Questa è la verità, non posso negarlo. Se dicessi il contrario, tu ti porresti contro di me e nessuno verrebbe a difendermi. Che cosa ho meritato con i miei peccati, se non l'inferno e il fuoco eterno? Sinceramente lo confesso, io sono meritevole di essere vituperato in tutti i modi e disprezzato, non già di essere annoverato tra i tuoi fedeli. Anche se questo me lo dico con dolore, paleserò chiaramente contro di me, per amore di verità, i miei peccati, così da rendermi degno di ottenere più facilmente la tua misericordia. Che dirò, colpevole quale sono e pieno di vergogna? Non ho la sfrontatezza di pronunziare parola, se non questa soltanto. Ho peccato, Signore, ho peccato. Abbi pietà di me, dammi il tuo perdono. Lasciami un poco, lascia che io pianga tutto il mio dolore, prima di andare nel luogo della tenebra, coperto dalla caligine della morte. Che cosa chiedi massimamente dal colpevole, dal misero peccatore, se non che egli si penta e si umili per le sue colpe? Dalla sincera contrizione e dall'umiliazione interiore sboccia la speranza del perdono e ritrova se stessa la coscienza sconvolta. L'uomo riacquista la grazia perduta e trova riparo dall'ira futura. Dio e l'anima penitente si incontrano in un vicendevole santo bacio. Sacrificio a te gradito, o Signore, sacrificio che odora al tuo cospetto molto più soave del profumo dell'incenso. È l'umile, sincero pentimento dei peccatori. E questo pure l'unguento gradito che è voluto fosse versato sui tuoi sacri piedi, giacché tu non hai disprezzato un cuore contrito e umiliato. In questo sincero pentimento si trova rifugio dalla faccia minacciosa del nemico. Con esso si ripara e si purifica tutto ciò che da qualche parte fu deturpato e inquinato.